Crise Agamennone. Dal verso ottavo vuol dire che subito dopo i sette versi del proemio si trova l'inizio di questo episodio, quindi dell'incontro fra Crisi e Agamennone. Ma chi fra gli dei li fece lottare in contesa? Continua quello che stava dicendo prima, cioè chi fra gli dei fece lottare fra di loro in contesa Achille e l'Atride Agamennone di cui ho parlato nel verso precedente. Come mai? Qual è stata la divinità che ha voluto che litigassero fra di loro? È il figlio di Zeus e Latona, cioè il dio che ha causato questa lite, diciamo, fra Achille e Agamennone e Apollo. Apollo è figlio di Zeus e di Latona. Latona è una divinità asiatica, chiamiamola così, no? Che ha due figli, ha avuto due figli con Zeus, Apollo e Afrodite. Egli, irato col re, ma la peste fe nascere nel campo, la gente moriva, perché Crise, l'Atride, trattò malamente il sacerdote. Attenzione qua a distinguere fra soggetti e complementi oggetti. Allora, egli, cioè Apollo, irato col re, arrabbiato col re, Agamennone, ma la peste fe nascere nel campo, cioè produsse, generò una cattiva pestilenza, una malattia, un'epidemia nel campo dei greci, quindi nell'accampamento dei greci. La gente moriva, quindi i greci morivano a causa di questa malattia. Perché? Perché Crise l'Atride trattò malamente il sacerdote, si costruisce così, perché soggetto, l'Atride, cioè Agamennone, trattò malamente Crise, complemento oggetto, il sacerdote è a posizione del complemento oggetto. Ecco il motivo per cui Apollo ce l'ha su così tanto con Agamennone, perché Agamennone ha trattato male il suo sacerdote, ha trattato male Crise. Costui venne alle navi rapide degli Achei per liberare la figlia con riscatto infinito. Allora, le navi rapide è un epiteto, rapide è un epiteto. Ricordate gli epiteti formulari. Le navi sono rapide, soprattutto se sono navi da guerra, effettivamente, dovevano essere agili, lunghe, erano chiamate anche così, e rapide, appunto. Per liberare la figlia, Criseide, che era schiava di Agamennone, con riscatto infinito. Quindi portando un premio molto ricco da dare appunto ad Agamennone per riavere la figlia. Avendo tra mano le bende d'Apollo che lungi saetta, aveva nelle mani Crise le bende sacerdotali, cioè le bende che caratterizzavano il sacerdote. Insomma, il sacerdote aveva questa veste sacra, che lo rendeva sacro, appunto inviolabile, e tutti quanti lo rispettavano. Ebbene, Agamennone, anche se lui aveva queste bende sacre, lo tratta male lo stesso, lo insulta, gli urla dietro. Apollo che lungi saetta è un altro epiteto formulare. Apollo è sempre chiamato così perché saetta, nel senso che è un dio che usa la freccia per colpire, no? Un po' come Cupido anche, eh? Intorno allo scettro d'oro e pregava tutti gli Achei, ma soprattutto i due Atridi. Quindi, avendo tra le mani le bende d'Apollo, intorno allo scettro d'oro, il sacerdote si era recato nel campo Acheo, intorno allo scettro d'oro, scettro del comandante, e pregava tutti quanti gli Achei, ma soprattutto i due Atridi, che sono appunto Agamennone e Menelao, ordinatori di eserciti, capi dell'esercito, di restituirgli la figlia, cioè di restituire Criseide. Atridi e voi tutti, Achei schinieri robusti, a voi diano gli dei che hanno le case d'Olimpo da battere la città di Priamo, di ben tornare in patria, e voi liberate la mia creatura, accettate il riscatto, venerando il figlio di Zeus, Apollo che lungi saetta. Ancora altri epiteti formulari, l'abbiamo detto, che l'Odissea è tutta disseminata di questi epiteti che ritornano uguali, identici. Ad esempio, gli Achei vengono chiamati schinieri robusti. Gli schinieri erano quella parte dell'armatura che doveva proteggere le gambe. E infatti, qui c'è il discorso di Crise che arriva fino al punto di dire: io mi auguro che vinciate voi la guerra. Lui, che pure è un troiano, non dovrebbe augurarsi questo, ma dice: che
che vinciate pure voi la guerra, basta però che mi restituiate la figlia Criseide che mi avete tolto. A voi diano gli dèi, quindi gli dèi vi concedano, a voi gli dèi che hanno casa nell'Olimpo, cioè che dimorano nell'Olimpo, di abbattere la città di Priamo, cioè di abbattere la mia città, la città di Troia, di ben tornare in patria, di tornare tranquilli in patria. Ma voi liberate la mia creatura, liberate mia figlia, accettate il riscatto, cioè questo premio che sto offrendo in cambio, venerando il figlio di Zeus, Apollo che lungi saetta. Io sono sacerdote di Apollo, quindi dovete rispettarmi e dovete liberare la figlia. Ma Agamennone, come abbiamo anticipato, non farà così. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.